Mondo profumato, fratelli e sorelle profumati, ciao a tutti. Dino Cino, vi racconterò poi una volta che mi rispondono almeno alla mail, perché ciò che ho visto ieri mi sembra proprio impossibile, quindi poi vi racconto la mia esperienza. Comunque state tranquilli, sono Cino, non ci sono i fake, questa cosa sicura, e che poi ci sono molti altri aspetti per cui uno si può trovare bene o no. E invece oggi vi racconto Gricler, come promesso qualche giorno fa, vi dico, è stato per un periodo uno dei profumi per me importantissimi, uno dei più importanti per un periodo è stato. Sulla pagina precedente ne ho parlato parecchio, è fotografato, eccetera. Quindi qua rinfresco un po' in memoria qualcosa su di lui e poi ovviamente ne dedicherò il dovuto spazio. Come l'ho conosciuto? Quando ancora andavo a lavorare in studio commercialista, usavo Lutans. Mi ero, diciamo, avvicinata alla nicchia con Lutans. Quindi 2016 di Lutans indossavo in quel periodo Jeu de Peau e Arabi. E c'avevo una mia collega, la vicina della stanza, una signora simpaticissima a cui io voglio un sacco di bene, che oltre a essere una bellissima persona, una bellissima collega e professionista, era anche appassionata di profumi, quindi ci siamo trovate, diciamo, perché a me arrivavano sempre i pacchi profumati, ero già matta di profumi vari, con la curiosità più rivolta verso classici e verso i low cost. Lei invece era molto amante e appassionata della nicchia. E ci scambiavamo sempre le nostre impressioni, i sample. Lei andava spesso nelle profumerie di nicchia e mi portava i suoi sample, mi portava da sentire i suoi profumi. La stessa cosa facevo anche io. Comunque ci confrontavamo. E una volta lei arriva a lavorare e mi dice: "Senti, Anastasia, ti devo portare un profumo." Noi siamo andati, ancora Lutan stava da Camurati. Noi con mio marito siamo andati da Camurati. Abbiamo provato lì dei profumi, quella giornata non ci piaceva niente, la commessa è stata, la venditrice è stata insistente, ha detto: "Ah, questo sicuramente lo dovete prendere, questo da uomo per uomo è fantastico." Comunque si sono fatti influenzare e hanno preso Gricler. Solo che poi, riprovandolo già in macchina, il marito ha detto: "Ma le sue parole esatte. Ma questo è eau de cesso, altro che Gricler, a me questo non serve." E quindi lei mi fa: "Anastasia, ti porto a te questa acqua di cesso, vedi tu se ti piace, prendi, tienitelo." Mi ha portato, mi è piaciuto follemente, veramente dal primo sniffo ci ho sentito la magia, altro che eau de cesso. E io a lei in cambio le avevo preso, anche se non voleva niente, le avevo preso un altro profumo, perché cioè, proprio non potevo prenderlo gratis, questa meraviglia che dovevo per forza ripagare. Un po' come, tipo, non so se ci sono queste cose che tipo non si regala un animale, bisogna dare un soldino dietro, non si regala un portafoglio senza un soldino dentro, non so se ci sono questi super stizi in Italia, in Russia ci sono. E niente, da lì avrò usato un paio di flaconi da quel momento. Poi mi ricordo bene un momento in cui un flacone l'ho spaccato, proprio di lui dovevo spaccare. E alla fine, in rimanenza, ne ho due flaconi vecchi. Palais Royal, uno tester, buono, e uno non so se è già stato, sì, è già stato spruzzato. Quindi cosa? Lo amo. Di cosa profuma? È una lavanda con incenso e con le aldeidi. Immaginatevi la camicia lavata con sapone di lavanda, quindi una camicia che sa di lavanda, camicia bianca, che tu prendi col ferro da stiro e vapore e schiacci, e quel vapore che emana la camicia che stai stirando. Quell'odore quindi di ferro da stiro rovente, un metallico caldo e lavanda. Di questo profuma lui ha bisogno di calore, dico che lui ha bisogno di calore della pelle umana, perché lui ha bisogno di essere scaldato. Una volta che lo scaldi, esce fuori questa parte incensata,
che poi non so se al scherzo degli aldeidi, perché se riprovate adesso per esempio White Linen o Chanel 5, molti dicono: ah, ma com'è, ma strano, ci sento incenso. È certo, perché quella sensazione che danno al Deji. Cioè, capisco di cosa state parlando, magari non tutti ci capiscono, però io capisco cosa si intende quando si dice incenso, no, e sono al Deji, nel senso capisco di che sfumatura si parla. Quindi lui sì, magari con la carta fredda o pelle fredda, non lo so, sui capelli, non dà il suo massimo. Ha proprio bisogno del calore. Io lo porto bene, io li scaldo bene i profumi. La versione di adesso, dicono, adesso non mi ricordo se l'ho provato, ma mi sembra di sì, dicono che è diventata più povera, la cosa che non è strana, diciamo ormai la regola. Se vi riuscite a trovare questo, provate, soprattutto se amate l'utans, soprattutto se amate lavanda, se cercate una lavanda strana, questo abbinamento strano con incenso e aldeidi. Allora, sugli uomini, come diceva quella commessa, sì, ci sta bene, però sinceramente lo apprezzerei di più su una donna che scalda bene i profumi. Buona giornata a tutti e ci sentiamo poi per le prossime notizie profumate.